Buonasera, buonasera gente, benvenuti, benvenuti, benvenuti nel primo, no, che primo, nel secondo episodio della nostra Hardcore. Come state? Come state? Siamo pronti, dai! Allora, ve lo dico subito, questa settimana esce il primo episodio di questa serie e sarà davvero bello. Ho già pronto il secondo episodio che è già stato caricato e non so se uscirà questa settimana, in base appunto a come va l'episodio, oppure la prossima. E in caso ne posso tirare fuori un altro da questo episodio qua, perché penso e spero ci divertiremo parecchio questa sera nella costruzione. Ma non saremo al terzo episodio, in realtà questo sarebbe. Allora, se esce un video da questa sessione qua, è il terzo. Ma in realtà questo è il secondo episodio ufficiale. Riuscite a riconoscere gli episodi ufficiali perché c'è la webcam. Quando c'è la webcam è episodio ufficiale. Tutti quelli che facciamo nel mezzo sono fuori programmazione. Allora, sì, dai, ci siamo. Iniziamo. Ok, allora, giusto un piccolo recap. Nelle scorse live, o nello scorso episodio, adesso bisogna vedere un attimo quale dicitura utilizzare, abbiamo costruito i campi per i nostri polli. Quello che voglio fare oggi è finire tutta la parte attorno agli animali, che è costruire praticamente una fattoria barra stalle. Non so bene ancora come gestirmela, penso che però partiremo con una fattoria. Ok? Partiamo da una fattoria, poi vediamo. Ah, inoltre poi, sempre nello scorso episodio, abbiamo esplorato un casino, tipo un fracco, e siamo arrivati fino a Gravellandia, Ghiaiolandia, qua ancora non è pronto, tutto fa niente. E ci siamo segnati tutto nel nostro libro che ci aiuterà a ricordarci di queste cose. Questa sera ci occupiamo invece di costruzione, come vi dicevo prima. Allora, ho una mezza idea di quello che vorrei fare, però ovviamente non l'ho testato, quindi spero venga bene, spero. Inoltre vorrei fare appunto una costruzione diagonale. Lo vedrete tra poco. Allora, mi dispiace ancora non aver trovato una giungla, perché vorrei del bambù. Sì, comunque mi servivano. Va bene, iniziamo, iniziamo. Allora, essendo che questa qua non verrà classificata come casa, ma sarà classificata come stoccaggio, non abbiamo la necessità di dividerla in stanze. Allora, sistemo l'inventario e partiamo per andare a cercare un cavallo. Devo vedere però che ore sono. Infatti il sole sta calando. E allora, via questo. All'avventura per cercare un cavallo. Ok, in realtà potrebbe finire tipo tutto in 5 minuti perché i cavalli potrebbero essere dall'altra parte. Bre. Aspettate. Oh, ma sono senza frecce. Magari è meglio se non li fighto, eh. Andiamo dall'altra parte. Un cavallo! Due cavalli. Bene. Però io volevo un cavallo bianco. Cavalli. Venite qua. Quale ci prendiamo? Si sa che quelli a macchie sono più lenti, quindi no. Ehi, bello. Ehi, bello.
Ma tutte se ne inculate. Aspettate. È mio! Ce l'abbiamo fatta, yes! Ok, però non ho una sella. Quindi... Rip. Ancora non l'ho trovata, è una tristezza unica. Cosa vuoi te, eh? Vieni anche te, anche se non ti ho ancora domato. Allora, so che qua è ancora tutto molto spoglio, però vi dico soltanto aspettate, perché state tranquilli che arriverà tutto. Vediamo un attimo la questione della mappa. Allora, dezoomarla ancora vorrebbe dire, ragazzi, prendiamola un attimo. Vedete che siamo in basso a sinistra? A me serviva quella ancora più in basso, praticamente. E non sono sicuro di poterla ottenere. Ma le selle si trovano soltanto negli spawner, nel Nether e negli stronghold. E nelle mineshaft, giusto? Cos'è che possiamo fare per cercare una sella? No, si trovano anche nei villaggi. Tutto questo ci dice vai a esplorare, Gold. Che non è una cattiva idea, alla fine. Potrei andare ad esplorare un po' per chiudere bene la live. Ci manca mezz'oretta di esplorazione. Ok, libero inventario, partiamo. Cosa facciamo? Andiamo ad esplorazione in superficie o sotto? Io preferirei sotto, così almeno possiamo scavare un po' nel mentre. Allora, vorrei ritrovare o la mineshaft della scorsa volta, oppure uno spawner, magari una cosa nuova. Sarebbe bello poter trovare un'intera caverna che magari ad un certo punto porta ad uno spawner. Bro, ma che? Dato che abbiamo la luce dinamica, evito di sprecare le torce. Wow. Ok. Hello? Hello? Oh, regà, che culo. Che culo. Ma manco farlo apposta. Allora, primo episodio, mi infilo per la prima volta in una caverna, trovo l'oggetto più raro del gioco. Secondo episodio dico, ma quanto ci starebbe bene trovare uno spawner? Spawner appena mi infilo sotto. Allora, non lo togliamo, ragazzi. È la Madonna. So che non è una gapple, però che culo. Ma che culo. Ma che culo, ragazzi. Questa potrebbe diventare facilissimo una farm. So che non si farmano teoricamente gli zombie, perché non hanno una buona resa di esperienza. Però, se proprio fossimo così disperati. Benissimo. Oh, a sto punto continuiamo ad esplorare. Vado a prendere magari il cavallo, allora. Cioè, ma vi rendete conto di dov'era? Ma vi rendete conto di dov'era? È dietro casa. È dietro casa. Ci posso fare letteralmente una farm che rimarrebbe ipoteticamente sempre attiva. Che bello. Oh, ma sei bellissimo. Ma sei bellissimo. Vieni qua. Bello che sei. Bello che sei. Oddio, non è che c'ha tutta sta resistenza, eh. E non è nemmeno proprio uno dei più veloci. No, to be honest, fa anche abbastanza pena sto cavallo. Esatto, il cavallo ha l'armatura in diamante e io no. Vabbè. È priorità, ragazzi. Prima il cavallo e poi a me. Nulla all'orizzonte, vero? The fuck is that? Portale del Nether. Non lo so, ragazzi, che faccio? Vado un attimo a casa e lo riparo. E lo accendo. Cavallo, che cazzo fai? Testa di culo che non sei altro. Ah. Manco a dirlo. Ci andiamo? Ci andiamo giusto un attimo, ok? Vediamo dove spawniamo. Eh?
La madonna che spawn di me. Ma lo spawn peggiore no, eh. Che schifo, ragazzi. Che schifo di spawn. Sono letteralmente circondato da morte. Ciao. Io me ne vado, guardate. Ma me ne vado, ciao. Dove vai, Gastore? Gastore, vieni qua. Dobbiamo tornare un attimo indietro. Torniamo un attimo a casuccia bella, depositiamo queste cose e torniamo ad esplorare. Ecco, Gastore anfibio. Dai, adorami. Questo è messo molto meglio. Mi ami, vero? Mi ama. Guarda, Gastore, sei appena andato in pensione. Dopo 5 minuti di lavoro ti sei guadagnato la pensione, guarda. Ecco a te. Ma è un treno, ragazzi, questo non è un cavallo, è un treno. Guardate qua. Tutti dentro casa, tutti dentro casa. Questo è un ordine, è un ordine. Va bene, sapete cosa? Andiamo a esplorare in questa zona. In realtà, tra poco dormiamo. Allora, penso che di qua ci saranno sempre comunque delle pianure. Però non avendole esplorate, proviamoci. Andiamo in questa direzione. C'è un'altra catena montuosa. Dio mio, un'altra catena montuosa. Oh no, non è una catena montuosa. È una Gravelly Mountains. Ragazzi, è a due passi da casa nostra. Ma Big Poggers. Siamo proprio in cima. Non ti muovere. Soprattutto non mi spingere. Siamo a 135. Penso che sia uno dei posti più alti che io abbia mai visto. Seed del mondo è rottissimo. Ah, com'è che si chiamava? Spero di non morire. C'è nell'ultima, c'è nella prima live. Cioè, ma che culo. Ma che culo. Cosa succede? Ma crolla tutto. Sapete che mi sa che mi muovevo un po' più velocemente senza il cavallo. What? Vieni qua, cavallo. Ok, adesso saliamo da qua. Sono sicuro che riusciremo a salire. Esatto. E svettiamo dall'altra parte. No, comunque questa, ragazzi, è una botta di culo assurda. Quando avremo poi una pala con efficienza 5, sapete tutti i sarcazzi, qua sarà fantastico. Sarà davvero fantastico. Passiamo così, però. Tutta la ghiaia nostra. Molto produttiva questa live, comunque. Decisamente produttiva. Mi è piaciuta un casino. Abbiamo il villaggio vicino. Abbiamo trovato altra ghiaia molto più vicina rispetto all'altra ghiaia che avevamo trovato nella scorsa live. Abbiamo costruito un'intera struttura. Certo, mancano ancora alcuni piccoli dettagli, ma fa niente. Davvero. Mua. Tante cose potevano andare bene e tante cose sono andate bene. Uccidi Gastore e prendi un cavallo bianco. Ok, la teniamo tra noi questa, va bene? Comunque sono molto contento di come è venuta. Mi piace davvero tanto sta zona. E soprattutto la nuova mossy cobblestone che abbiamo trovato, la utilizzerò subito. Secondo me quel verde potrebbe dare un tocco a queste zone, davvero unico. Fammi entrare però. Ragazzi, io direi che a questo punto finisco qua. Grazie mille a tutti per questa live. Siete stati fantastici. E niente. Solita outro, ci vediamo con i prossimi video e le prossime live. State attenti su Discord perché sono sicuro che molto presto mi metterò a fare altre live sull'hardcore. Grazie mille a tutti e alla prossima. Buonanotte, ciao ciao.